Ciao a tutti cari amici, buonasera, bentrovati con la nostra canalizzazione quotidiana. Io vado a scoprire subito le carte e andiamo a vedere che cosa vi dice questa persona, cosa sente, che cosa prova. Vi ricordo sempre che sono stesi generali, quindi non sono consulti privati, di conseguenza non possono risuonare con tutti, perché per fortuna siete più di 3.000, quindi avete molte situazioni diverse e naturalmente le energie cambiano. Se non vi sentite risuonare, trovate nella playlist, scusate, trovate nella descrizione di ogni video le playlist con molte altre canalizzazioni del pensiero interattivi e i video non invecchiano mai perché se avete un certo tipo di energia andate a richiamare l'energia che vi serve. Di conseguenza, se vi sentite attratti magari da un video fatto 5 anni fa, vuol dire che dovete vederlo, ok? Perché a volte mi sento dire, ma quelle sono energie vecchie. No, non sono energie vecchie, sono energie che al momento dovete vedere se vi sentite se vi sentite attratti da un video. Allora, andiamo un po' a vedere qual è la situazione al momento. Allora, qui diciamo che mi esce in fondo mazzo la carta dell'amicizia, dell'amica. Quindi potrebbe essere una situazione, qua in base anche a come si sviluppa la stesa, di una persona con la quale vi confidate o avete un rapporto estremamente familiare, estremamente confidenziale. Potreste essere una situazione in cui, dalla un po' negatività della stesa di questa persona, o voi volete essere solo amiche di questa persona, o questa persona vi considera in questo modo. Mentre uno dei due probabilmente qui vorrebbe avere dell'altro. Questa è, diciamo, la questione che emerge maggiormente guardando la stesa e la carta di fondo mazzo. Per alcune di voi potrebbe essere una situazione in cui uno dei due è estremamente disponibile nei confronti dell'altro. Però c'è sempre in modo amichevole, quindi c'è una fiducia, un modo di porsi da amicizia, mentre qui c'è il desiderio di avere dell'altro, perché qua abbiamo una carta del vedovo che parte, inizia la stesa, con la quale si comincia, cioè la prima carta è la carta del vedovo, scusate, ma sono un po' stanca. E quindi mi parla di una persona che comunque si è allontanata. Si è allontanata o comunque sente una perdita, dei rimpianti nei vostri confronti. Per alcuni di voi, però, qui naturalmente è molto specifico la situazione, bisognerebbe andare ad approfondire, però è una stesa generale, quindi lo dico perché comunque fa parte della stesa. Per alcuni di voi questo uomo o questa donna potrebbero aver subito anche un lutto, una perdita molto importante che lo sta veramente distruggendo, si sta auto, cioè è diventata una persona molto severa con se stessa, molto nemica di se stessa. Potreste vederla particolarmente quasi offesa, sempre arrabbiata, una persona frustrata. Un uomo che ha la sensazione come che il mondo ce l'abbia con lui, ok? Quindi cercate un attimo di capire, perché se appunto questa persona ha subito un lutto, probabilmente quest'uomo o questa donna è molto concentrata su questa situazione. Se invece riguarda voi, qui per alcuni di voi questa persona potrebbe essersi dichiarata nei vostri confronti. Perché la carta del rimpianto del vedovo, cioè o quest'uomo ha avuto modo di agire in un determinato momento e non l'ha fatto e quindi è passato troppo tempo e questa persona è entrata nella friend zone, oppure quest'uomo veramente gli è stato dato un due di picche e quindi soffre per la perdita perché ha realizzato che al di là dell'amicizia questa situazione non può andare. Fatemi sapere nei commenti. Comunque questa persona al momento è estremamente triste, è una persona che ha dei rimpianti per una situazione con voi, è un uomo che è ostile rispetto a questa condizione, quindi
non l'ha presa bene questa freddezza, questa rottura, ed è una persona che potrebbe per alcuni di voi avere la sensazione di un po' di vendetta, ok? Se qualcuno, se sapete che con questa persona c'è veramente una situazione di ostilità, fate attenzione perché questo uomo qua sta un po' nella propria mente, nella parte interiore di se stesso, sta comunque, come posso dire, escogitando qualcosa. È una persona che nasconde questo stato di malessere, però è molto importante, è molto forte e quest'uomo è anche estremamente orgoglioso e quindi è fedele alla propria figura, al proprio principio, cioè questa persona sente proprio un malessere fortissimo, però è come se volesse un po' vendicarsi della situazione, ma non lo mostra perché è orgoglioso, perché lui deve essere forte, lui deve essere coraggioso, ok? Lui non lo piega nessuno, lui rispetto a questa condizione di orgoglio è estremamente fedele, ok? Lui sente che è così e non deve cedere rispetto a questa situazione. Quindi fatemi sapere un po' qual è la vostra condizione, perché qui proprio c'è un malessere di quest'uomo. Nel caso in cui appunto riguardasse il lutto, questa persona sta nascondendo il dolore in maniera molto importante, cioè fa proprio finta di niente per orgoglio, perché non si vuole far mostrare debole, non vuole magari anche intristire delle persone che gli stanno a fianco. Quindi cercate di capire se state chiedendo di un amico, perché qua per alcuni potrebbe riguardare proprio un'amicizia attuale che c'è tra voi due o una confidenza. Magari questa persona vi ha raccontato qualcosa dei suoi affari, insomma, e voi comunque state cercando di capire cosa prova, cosa sente, come vive la situazione. Va bene, fatemi sapere nei commenti. Io vi mando un abbraccio grande, vi aspetto domani con il nostro calendario dell'avvento e poi alla sera con la canalizzazione.